Ivan Basso, ho 34 anni, sono nato a Gallarate e per il quarto anno consecutivo corro per il team Liquid Gas Cannondale. Gli obiettivi per il 2012 sono concentrati nelle tre grandi corse a tappe, Giro, Tour e Vuelta. Vincere il Giro d'Italia per la terza volta sarebbe entrare veramente nella storia del ciclismo come tra i pochi atleti al mondo ad aver vinto tre volte questa corsa. Vincere il Tour perché è un sogno che ho fin da bambino e la Vuelta perché comunque sarebbe la prima volta, quindi sono tre sogni e spero di realizzarne almeno uno. Le mie caratteristiche a 34 anni non è che si possono così modificare. Io negli ultimi anni ho sempre fatto molto bene nelle grandi corse tappe, quindi concentrerò anche nella prossima stagione le attenzioni in queste tre grandi corse. Dopo, le corse che si addicono a me sono le corse in linea più dure. Quelle che mi vengono in mente possono essere Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro di Lombardia, però preferisco in questo momento, queste corse arrivano di conseguenza. In questo momento è giusto per me concentrare tutte le attenzioni in questi tre grandi appuntamenti. Il Giro d'Italia è una corsa che è molto particolare, è una corsa difficile, di tre settimane, una corsa dove non si può, per un atleta che deve puntare a vincere il Giro d'Italia, concentrare tutte le attenzioni in un unico giorno. Bisogna avere attenzione dalla prima all'ultima tappa, perché in un chilometro puoi perdere il Giro d'Italia. La Liquid Gas Cannondale è una delle squadre più forti al mondo, ma è come un nucleo familiare. È gestito sempre dalle stesse persone e questo dà sicuramente una garanzia agli atleti che arrivano qua. Gli atleti si sentono coinvolti da questo progetto e quindi velocemente anche i nuovi si inseriscono in questa nuova realtà. L'impressione è ottima, i nuovi si sono inseriti benissimo, i vecchi o giovani che sono qui da qualche anno sono felici di essere in questa squadra, quindi questo è sicuramente un binomio vincente ed è quello che permetterà a questa squadra di fare un grande 2012. Queste sono quelle più difficili da fare. No, veramente. Cioè, sì. Se queste qua, se cominci a ripeterle, dopo basti perdere. Vengono più, te lo dico io.